Presidente, il genocidio in corso a Gaza va fermato, come va fermato i crimini in corso in Libano. Oggi l'Italia assume la presidenza del G7. Allora chiedo, cosa intende fare il nostro Paese, l'Italia, dinanzi a questa guerra contro l'umanità? Cosa intende fare il nostro Paese, l'Italia, per stabilire da che parte della storia intende farsi ricordare? Presidente, voglio ricordare che in Palestina ci sono oltre 41.000 persone uccise negli ultimi 12 mesi. Circa il 70% dei terreni agricoli sono stati danneggiati nei territori palestinesi. Questi sono i dati delle Nazioni Unite. Quasi il 90% delle scuole a Gaza risultano danneggiate. Presidente, nelle stesse ore in Libano almeno oltre 560 persone, tra cui 50 bambini, sono state uccise negli ultimi giorni. Per questo motivo chiedo che il governo venga in aula a riferire. Presidente, in Sudafrica l'apartheid non ha mai vinto e l'apartheid non vincerà mai a Gaza in Palestina. E come disse Nelson Mandela, sappiamo fin troppo bene che la nostra libertà è incompiuta senza la libertà dei palestinesi. Appunto, la nostra libertà rimarrà sempre incompiuta senza la libertà dei popoli oppressi. Grazie. Grazie.